Oggi parliamo di un po' di plastica bianca. Il tempo scorre, ma con il retrocomputing scriviamo il futuro con i byte del passato. Tanto tanto tempo fa, in questo video, avevo parlato del Mac 2. Vi avevo raccontato le caratteristiche tecniche, quindi 68.020, RAM espandibile fino a 20 MB, ma soprattutto primo Mac a colori. L'avevo messo nei filoni di video legati al mondo delle macchine professionali. Quindi tolti i primi Mac in bianco e nero, colori scale di grigio, quindi 128, 512, Plus e SE, nell'87 finalmente insomma vediamo il Mac 2, Mac 2 uguale fisicamente a questo, con RGB da 13 pollici, questo è un 14 quindi non sarebbe il suo, comunque fondamentalmente lo vendevano con il 13 pollici, esce a colori 640x480, 256 colori, è l'inizio. Rimane in vendita dall'87 al 90, nell'88 viene affiancato dal 2X che monta per la prima volta sui Mac 2 il 68030 a 16 MHz, come sul Mac 2, però ancora la macchina un po', come dire, lenta. Dal 90 al 93 esce il Mac 2 FX, che è il top di gamma. Monta sempre 68030, ma questa volta a 40 MHz. Ha la possibilità di espandere, come il Mac 2, il suo sistema su più slot NuBus, ma soprattutto viene venduto con una scheda 8.24, che consente di visualizzare milioni di colori su un monitor da 1152x, non me lo ricordo mai, lo scrivo sopra. Quindi a tutti gli effetti un macchinone, costava veramente anche 10 milioni di lire nel 90, però è sicuramente il top dei 68.030. Hard disk di serie da 160 mega. Vabbè, qui adesso ho messo un video legato a... qui possiamo vedere un attimino quali sono le... insomma, la risoluzione, come viene gestita. Questo è, come si chiama, F18 Hornet. È un gioco, insomma, di combattimento. Vabbè, insomma, tutto qua. Però possiamo vedere un po' di manovre. Vabbè, comunque... l'obiettivo del video non è questo oggi, non è quello di vedere un F18, lo faremo magari la prossima volta. Yahoo! Adesso andiamo a schiantarci, no dai, notare le ali di Berenice anche che si formano, notate, che bello. Bene, cosa faremo oggi? Cercheremo di ricreare il sistema come era all'epoca. Quindi monteremo due schede video, perché fondamentalmente questa è una macchina professionale, quindi chi l'acquistava e spendeva lì 10 milioni ne spendeva altri 2-3 per una scheda video e un monitor esterno. Quindi monteremo due schede video, metteremo due monitor e poi vediamo anche magari un hard disk esterno e, se ci riusciamo, anche un lettore CD. Grande macchina l'FX. Non so se farò tutto in un video o lo dividerò in due pezzi, in due parti, perché magari diventa abbastanza lunghetto. Ecco. Veniva venduto già nel 90, quindi col System 7, allora 607 sull'X, sì, può essere già System 7. Va bene, dato che ci siamo, ci gettiamo. Ah, giusto in tempo mi sono gettato, vediamo, sì, ho fatto in tempo per caso di gettarmi. Qui abbiamo più viste, ovvero possiamo vedere da noi stessi, dall'esterno si vede esattamente io cosa sto facendo, col 4 si vede, dal 5 e 6 è questa dalla base, vabbè, altre cose, interessante, bellissimo F18, un giorno faremo una puntata solo sull'F18, è meraviglioso questo gioco. Va bene, ESC, andiamo a fare qualcosa. Bene, allora, per installare la scheda nulla di così difficile, nulla di più facile. Ma insomma, dai, ci siamo capiti. Allora, per aprirlo
basta premere le due levette qua dietro e poi lo si alza, come avete visto. Fate attenzione a queste plastichette qui, un po' delicatine. Come vedete, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot Nubus. Scusate, uno già occupato dalla scheda video per il monitor piccolo e questa invece è la bestiona. Questa qui è una Direct Color, è diciamo cugina dell'824, nel senso che ha più o meno le stesse caratteristiche. Guardate che botta di RAM qua che c'è. E niente, adesso la vedremo funzionare. Non ci sono IRQ da configurare, non c'è nulla di nulla. Sul Macintosh è tutto plug and play. Costa 10 milioni, è vero, ma tutto ciò che si monta, si attacca e si stacca viene fatto senza configurare nulla. Fatto, attaccato, automaticamente lui, lei, la macchina, vedrà la scheda video e il nuovo monitor che verrà collegato in cascata. Adesso andremo a vedere come sostituirle. Ho già staccato il cavo di rete dietro, ovviamente bisogna togliere anche la batteria, sia tampone per il clock, per l'RTC, sia la batteria per lo start and stop. Start and stop che è veramente complicato, questo è lo schema. Ecco, non studiatelo neanche perché è una follia. Tutto questo per poter accendere e spegnere da tastiera e ovviamente con il pulsante che sta qua giù in fondo. Allora io ho un sacchettino delle meraviglie, come si usa dire, dentro cui ci sono tante RAM. Per esempio qui ci sono, c'è scritto 6 SIM da 1 mega, in realtà sono rimaste solo 2, le altre 4 sono finite, forse sulle 6. Qui abbiamo uno da 2 mega, una da 8 mega e qui ne abbiamo 2x4 che però non vanno bene. Sì, ovviamente devono essere tutte uguali per banco, quindi non posso fare quello che voglio, non posso installare quello che voglio io. Quindi avere una per 2, una per 8 non potrei mettere su, quindi comunque 2x4 neppure. Quindi neanche queste non vanno bene. Poi vediamo cosa qui abbiamo. VRAM. Qui abbiamo le vecchie 30 pin, queste sono ovviamente per i Mac più datati. 256k, 30 pin sempre anche queste, quindi non vanno bene. Le ho quasi finite, se non le ho non metto su nulla. 30 pin, se non le ho lascio quelle che ho, che sono su e va bene. Qui abbiamo, oh, Mac 2 FX, oh che belle, ah, Mac 2 FX, che poi in realtà forse erano su da 1 mega l'una, ah vabbè sono 4 mega, vabbè piuttosto di niente. Dai, facciamo questo update. Allora, per fare l'update è sufficiente installarle nell'apposito spazio, poi lo accenderemo e vedremo. In teoria, se non ricordo male, già quelle che erano su erano da 4 mega, per cui vediamo se dobbiamo togliere quelle dietro. No, perfetto, quindi una. Attenzione al classico click, è sempre plastica datata, quindi sempre massima attenzione e calma a fare questi lavori. 2, click, 3, se tutto va bene con questi 4 mega arriviamo a 20 mega, insomma non è male, 20 mega di RAM su una macchina di 34 anni, questa è del 90, e click, ok, bene, l'abbiamo alimentato, montate le batterie, possiamo accenderlo. Sentiamo se fa qualche rumore triste, direi di no, sta andando, ha iniziato a pilotare anche il raster del monitor. Giro, eccolo là, va bene. Riattacchiamo questo. Ah, ovviamente il lettore sul floppy è già da 1.44, invece sul Mac 2 è da 800 ancora. Rimontiamo il cover, stando sempre attenti alle plastichette. Perfetto. Riattacchiamo, rimontiamo il monitor e poi ci mettiamo un monitor esterno bianco.
Come sapete, l'uscita video dei Mac non è ovviamente un'uscita standard. Ovviamente siamo sul Mac e vogliamo avere la VGA, e no. Il connettore di fatto utilizzato è un DB15. Attenzione, tra l'altro, un DB15 simile a quello dell'Apple 2, ma ovviamente non è neanche uguale a quello dell'Apple 2. I Macintosh hanno un'uscita tutta particolare, poi qui vi metterò l'immagine del pinout. Bene, se vogliamo collegare un secondo monitor, o abbiamo quindi un altro monitor con uscita ovviamente DB15 compatibile, oppure possiamo anche collegare di fatto un monitor VGA. Esistono, io appunto qui adesso ho montato un LCD VGA. Esistono dei convertitori, ce ne sono diversi, io questo l'ho comprato anni fa in Francia, dove di fatto fanno una conversione paro paro di DB15 e sempre di DB15 su tre file appunto VGA. Ma fate attenzione, perché non tutti consentono di rilevare, quindi gestire monitor con risoluzioni differenti. Questo che ho comprato, e tra l'altro l'ho preso una quindicina di euro più o meno, e ne sono veramente felice, ha la possibilità, come vedete in questa tabella pazzesca, di gestire tutte queste configurazioni. Allora, quella più classica ovviamente è VGA, e la classica insomma da 640x480 oppure 800x600, e si configura mettendo 2, 3, 5, questi qui, su on e tutto il resto su off. Ci sono n modalità di utilizzo. Quello che noi andremo a utilizzare oggi, quindi a gestire oggi, sarà questo. Allora, noi dobbiamo fare una risoluzione di 1152x870, quindi metteremo 1, 2, 3, 4, 5 su mod 1 il nostro, su on, tutto il resto lasceremo off. Di fatto sarebbe come gestire un monitor Apple, il classico gigantesco CRT da 21 pollici, una cosa che pesava un'eternità. Ecco, quindi questo è, insomma, ve lo consiglio. Questo in realtà non è neanche una marca vera e propria, è made in Taiwan, però vabbè, comunque l'ho preso in Francia. È veramente grandioso. Fanno anche degli esempi qui, come installare il... Vabbè, a noi non interessa, noi abbiamo guardato qua, 1, 3, 4, 5, 6, cos'è? 1, 3, 4, 5 e siamo a posto. Bene, ora l'ho appena riacceso. Mi ha già visto Radius, la scheda, quindi siamo già a buon punto. Adesso aspettiamo che parta. Ok, bingo, fantastico. Ma quanto avanti è il Mac? Avete visto, no? Plug and play, fatto nulla, ha fatto tutto lui. Ho messo come sfondo, al tempo avevo messo questo, che ha tutti i sassetti ed è abbastanza carina come immagine, dai. Allora, come dimensionamento non siamo male, questo sotto esce appena, qui destra e sinistra mi sembra ok, in alto adesso quando arriva vedremo il menu Apple, se si vede bene o se va fuori, qua un po', però magari basta regolare un po' qua sul monitor, oddio, fatemi uscire, exit, image, vabbè dai, si vede, c'è anche il menu Apple. Costava 10 milioni, vero, però avete visto, attaccato, non c'è un driver, non c'è nulla, tutta la scheda. È logico che sono schede proprietarie dedicate al mondo Mac, quindi costano di più, ma obiettivamente sono compatibili solo per lui, solo per questo mondo. E quindi è logico che funzionano, cioè sul mondo PC IBM compatibile, tutti, diciamo, fornitori di schede devono essere compatibili con tutti gli hardware di questa terra, e quindi è logico che poi serviva qualche configurazione, e qui sono andate solo per loro, quindi sono dedicate, quindi era abbastanza plausibile che fossero già in ordine. Tra l'altro mi ha già visto anche milioni di colori qua, così a occhio, vediamo, monitor, milioni di colori, identifica 1, 2, ovviamente posso far diminuire la risoluzione, migliaia, ma noi teniamo milioni. Possiamo anche vedere la risoluzione vera e propria, sì, posso cambiare i colori, scusate, non la risoluzione, possiamo anche vedere la risoluzione, vediamo cosa c'è disponibile, in teoria 1152 per, eccolo qua, 1152 x 882, bingo,
della radius. L'altro monitor invece fa, ovviamente fa S40x480 a 256 colori. Ecco, S40x480. Bingo! A questo punto proviamo, per vedere come funziona, se è veloce a sufficienza, a lanciare, ad aprire una foto che dovrebbe essere di circa, non lo so, un mega, 860k per essere precisi, con Photoshop 3. Copriamo ovviamente il numero di serie, che nessuno lo deve sapere, e vediamo un po' cosa esce. Adesso qua velocizzo un po' le immagini perché è un po' lentino. Ecco, i pedali non li davano con il Mac. Ok, si è aperto Photoshop 3, quindi 1990 qualcosa. Allora, ok, ha caricato Photoshop. Adesso, not open, the primary scratch disk is full. Ah, non ho spazio disco. Ah, per la miseria. È vero, ho 6 mega disponibili sul disco. Bene, la volta buona che sapevo che dovevamo fare questa cosa. Upgrade con disco esterno. Step 2. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Retro Computing Nord-Est. Premete sul simbolo della campanella per essere sempre aggiornati. E se vi è piaciuto, selezionate un bel mi piace. Grazie a tutti.